splendido inizio di stagione, neve fantastica, abbiamo già aperto a fine novembre, cosa che non succedeva da anni e che fa sì che sia un ottimo inizio di stagione per tutto il proseguo di quella che è la nostra stagione clou. Piste tutte aperte, una neve fantastica, ancora polverosa, gli impianti di innevamento hanno rifinito quello che il cielo non ci ha dato e quindi è una situazione fantastica. Fantastica sia per quanto concerne i prezzi, perché i prezzi non hanno subito rintocchi e soprattutto c'è una vasta offerta per tutti i periodi. La promotional season, che è la bassa stagione, offre addirittura la possibilità di share a 23 euro. In più periodi, comunque basta consultare il nostro sito. Per quanto concerne invece l'offerta sulle nostre piste, noi come sempre tutti gli anni continuiamo nei vari investimenti. Quest'anno abbiamo implementato quello che è il nostro impianto di innevamento, rendendo ancora più fruibile quella che è la nostra pista cardine di collegamento tra la zona dei quarti e la zona del Pogliola. Infine una stazione fan, una stazione frizzante, perché con quelle che sono le sue caratteristiche di base, quindi una scuola di sci, uno sci club particolarmente all'avanguardia, anche tutta una serie di manifestazioni che culmineranno con anche la festa dei 50 anni della società artesina, con 105 e tutto il suo apparato, e in quell'occasione lì ci sarà anche quella che ormai è diventata per noi una tradizione, e cioè la gara delle mascotte, che sono 30 mascotte che sceglieranno sulle nostre piste, tra le quali una su tutte c'è Grifo, che ha una parte di genovese particolarmente gradita. E quindi la stagione si presenta assolutamente buona e credo che Artesina dia la giusta soddisfazione ai nostri clienti liguri di Savona e di Genova, che poi è la base della nostra clientela. Noi infatti la tipologia di sconti che noi applichiamo quest'anno è particolarmente rivolta alle famiglie e a chi frequenta con assiduità la nostra stazione. Non è una stazione solo puramente tecnica, perché è vero che noi abbiamo un dislivello di 800 metri e che è raro trovare nelle stazioni, dalla cima Durand alla base dei nostri impianti a 1300 metri e le cima Durand a 2100, però ci abbiamo anche un favoloso pianoro della Tura dove si scia con un panorama fantastico, che è una rarità, perché di solito le stazioni di sci sono ubicate in valli e quindi non si vede il panorama, non si vede la pianura. Qua nelle giornate di bel tempo si vede fino la cima dell'Adamello, quindi dall'altra parte della Lombardia. E dicevo, comunque la pista della Tura è una pista fantastica, adatta a tutti, anche a quelli che hanno messo da poco gli sci ai piedi, così come tutte noi abbiamo una serie di tipologie di piste che vanno dalle più facili per i principianti a quelle che danno soddisfazione anche allo sciatore bravo. E non dimentico che alla fine noi facciamo anche una serie di gare, tra l'altro una quest'anno a febbraio, che è particolarmente importante per tutti i giovani atleti italiani di alto livello, perché è una delle quattro gare dell'arco alpino che daranno la possibilità agli atleti che fanno questa gara e si piazzano bene di entrare nella squadra nazionale.